S&P 500 i migliori settori del momento. Ti chiedo di riassumere il perché di questo spazio, insomma, perché hai deciso di proporlo e perché può essere utile, e poi andiamo a vedere appunto quali sono i migliori settori del momento. Sì, lo ritengo molto importante perché il mercato americano è uno dei mercati più importanti, più forti, più solidi, più liquidi ed offre una possibilità di diversificazione anche per i nostri risparmiatori italiani che molto spesso si concentrano sul nostro mercato domestico, soprattutto anche sul FTSE MIB, poi noi allarghiamo anche al FTSE Italia Stare ovviamente le nostre analisi, però si concentrano molto sul mercato che ha avuto come potenzialità di crescita evidentemente molto molto basse nell'ultimo decennio. Solamente ora si sta respirando la possibilità che il mercato possa crescere. Quindi allarghiamo la visione anche su società solide americane che potrebbero essere interessanti da andare a inserire nel proprio portafoglio di investimento su un mercato tendenzialmente molto più rialzista storicamente rispetto purtroppo al nostro mercato primario che è il FTSE MIB. E allora Sergio, andiamo proprio a vedere quali sono questi settori che insomma in qualche modo conviene osservare in questo momento, insomma, molto molto delicato, perciò ancora più interessante. Vediamo. Sì, allora andiamo a vedere, condividiamo lo schermo, come sempre, e come modalità di analisi, quindi per andare a vedere quali potrebbero essere poi alla fin fine i settori o i titoli sottostanti, abbiamo messo in classifica come un ranking le migliori tendenze degli ultimi periodi. E cosa ci risulta quindi? Ci risulta che il settore energia è ancora il settore più forte negli Stati Uniti. Mi salgono in questo ultimo mese i servizi di pubblica utilità, le cosiddette utilities, poi mi sale il settore della healthcare, che è la salute, materie prime, scendono poi i beni di prima necessità, ritorna a salire la tecnologia che aveva occupato negli ultimi mesi i bassi fondi del nostro ranking, scende la finanza, l'industria, l'immobiliare. Mentre i beni voluttuari e le telecomunicazioni negli Stati Uniti rimangono ancora i settori più deboli e sui quali non ne vale la pena per ora di andare a concentrarsi ad investire nel settore oppure andare a ricercare all'interno di questi settori titoli per andare ad investire. Quindi abbiamo ancora, ripeto, nel podio energia, servizi di pubblica utilità questo mese e la salute. Ok, quindi insomma si riconferma un po' la situazione del mese precedente, forse anche perché effettivamente la situazione in generale a livello globale non si è modificata più di tanto, Sergio? Allora, quello che si nota questo mese è questo aspetto importante. Rimane l'energia, quindi il settore energetico, petroliferi e quant'altro in testa alla classifica come titoli ancora gettonati e fra i più forti. Salgono i servizi di pubblica utilità, che sono i servizi, le nostre Terna o Enel, tanto per capirsi, anche negli Stati Uniti. Sale la salute e ritorna, sta ritornando, immagino, fra qualche mese ritornerà in testa alla classifica, immagino, la tecnologia dove abbiamo i top player americani, tanto per darsi un'idea, Apple e titoli come Microsoft, titoli veramente importanti che conosciamo benissimo tutti. Sta ritornando in auge la tecnologia. Immagino, se il mercato continuerà a crescere, che possa arrivare nei primi posti nella rilevazione dei prossimi mesi. Ok, va bene, grazie Sergio per questo approfondimento che ogni mese, insomma, ci occuperà giustamente un po' di tempo della nostra, delle nostre trasmissioni.